mai il cappellaio matto nel celebre film interpretato da Johnny Depp ha i capelli arancioni, delle macchie scure sulle dita e una personalità alquanto pazzerella? Beh, è tutta colpa dell'avvelenamento da mercurio che rendeva le persone letteralmente matte. Benvenuti e benvenute, io sono Eleonora e sono nata psicologa e questo è Chemical Crime, storia di scienza, veleni e misteri. Oggi vi racconto la storia di come è nato questo personaggio e del perché dell'espressione matto come un cappellaio. Il cappellaio matto è un personaggio originariamente inventato da Louis Carroll ne Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie. Un romanzo per bambini tanto quanto per adulti. Nelle opere originali viene semplicemente chiamato cappellaio, ma appare comunque alquanto squilibrato. A causa di una maledizione per lui è sempre l'ora del tè. Nel film della Disney viene rappresentato in una tavola così piena di tazze poiché appunto non fa in tempo a lavarne una, che è già di nuovo ora di prepararne un'altra. Louis Carroll lo dipinge proprio come un eccentrico personaggio che fa discorsi senza senso. Anche quando incontra Alice non è, diciamo, molto in sé. Pone indovinelli senza soluzione, non finisce mai le frasi, insomma, anche se non si chiamava matto, di fatto lo era. Eppure l'espressione mad as a hatter, ovvero matto come un cappellaio, era nota già 30 anni prima che il romanzo venisse pubblicato. Come mai? Perché mai i cappellai avrebbero dovuto essere matti. Per ogni gentiluomo che si rispetti, c'era un accessorio che non poteva mai mancare: il cappello a cilindro. Il materiale di questi cappelli di un tempo era il feltro, ovvero una stoffa realizzata a partire dalla pelliccia. Gli operai che lavoravano nell'industria dei cappelli dunque eseguivano un lungo processo per trasformare le pellicce di conigli o lepri nel prodotto finito. Prima del XVII secolo, per eseguire il primo step, ovvero la separazione dei peli dalla pelle, veniva usata l'urina. Sì, umana. Ci si rese conto, però, di una particolarità, ovvero che l'urina dei lavoratori con la sifilide era in qualche modo più efficace di quella dei lavoratori sani. Questo avveniva per un curioso motivo: la sifilide a quei tempi veniva trattata con cloruro di mercurio, il quale finiva dritto nelle urine. Provarono dunque ad utilizzare delle soluzioni di nitrato di mercurio che insomma era un attimino più comodo dell'urina dei pazienti e il risultato fu sorprendente. I peli venivano via con molta più facilità, si compattavano meglio e il feltro finale risultava essere di alta qualità. In sostanza si risparmiava tempo e denaro. I francesi tennero questo segreto ben all'oscuro finché, dopo l'editto di Nantes, gli Ugonotti dovettero scappare in Inghilterra e dunque il metodo segreto. Ti venne noto anche agli inglesi che lo usarono senza remore. Fino al XX secolo infatti i cappelli vennero preparati in questo modo. Dunque le pellicce venivano messe a bagno in queste calde vasche di nitrato di mercurio, il pelo grattato via con l'aiuto delle mani o dei denti, infeltrito grazie a tutta una serie di altri trattamenti chimici e meccanici, vapore, pressione, insomma un processo piuttosto lungo e infine modellato a forma di cilindro. Il problema è che durante questo procedimento gli operai respiravano costantemente enormi quantità del vapore di questa sostanza. Il mercurio infatti è altamente tossico e può provocare una condizione nota come eretismo. I vapori venivano respirati quotidianamente dai lavoratori, spesso costretti a lavorare in stanze molto piccole e non arieggiate. E presto mostrarono sintomi come tremore, condizione nota proprio come tremori da cappellai, irritabilità. Depressione, paranoia e sbalzi di umore. Spesso queste persone perdevano completamente la fiducia in se stessi, avevano difficoltà nell'articolare le frasi, deliravano e nei casi peggiori si arrivava addirittura al decesso. Infatti, non a caso in inglese, questo procedimento è detto carroting, a ricordare il colore della carota. abbiamo quindi ora anche la scelta del colore dei capelli ricci del famoso cappellaio. Ovviamente è un'esagerazione, non è che i cappellai avessero davvero i capelli arancioni, ma forse con il vapore si potevano macchiare leggermente, così come anche passandosi le dita sporche tra le ciocche. I signori che invece indossavano i capelli finiti non rischiavano alcunché dal momento che erano foderati internamente e il grosso del mercurio era comunque già evaporato. Come vi ho già raccontato in altre puntate, le persone più esposte a questo tipo di rischi sono i lavoratori e non i consumatori e purtroppo non c'erano ancora delle leggi che li proteggessero molti erano resti a denunciare le condizioni di lavoro per paura di perdere il posto. I dottori di lavoro d'altra parte dicevano che no, non era il mercurio, figuriamoci, era colpa dell'alcol e nel frattempo molti dipendenti non raggiungevano neanche i 50 anni di età. A inizio 90 per fortuna l'uso del mercurio nell'industria tessile venne proibito in Inghilterra e in Francia, ma solo 40 anni dopo anche negli Stati Uniti. Il nitrato di mercurio venne dunque sostituito con una soluzione di prossido di idrogeno, più sicuro e meno caro. Quindi ora sappiamo perché si usava l'espressione matto come un cappellaio e questa storia è anche quella che è stata scelta da Johnny Depp nel film Alice in Wonderland, come confermato da lui stesso durante un'intervista. I capelli arancioni d'altronde non lasciano alcun dubbio. Eppure il personaggio descritto nelle opere originali di Lewis Carroll era tutto sommato abbastanza lontano da questa descrizione. Non si faceva all'avvelenamento da Mercurio. I suoi capelli non erano affatto arancioni ma bianchissimi e le dita non erano macchiate. L'unica cosa che poteva avere in comune con i cappellai inglesi era il fatto di essere matto. È molto più probabile infatti che quella descritta fosse in realtà una caricatura di un commerciante di mobili di nome Theophilus Carter con delle idee eccentriche. Costui aveva infatti l'abitudine di indossare sempre un cappello a cilindro ed era molto estroverso e con mille idee. In testa, tuttavia, non avremo mai la certezza, e questa storia resta un po' un mistero. Io, amici, vi saluto. Spero che la storia di oggi vi sia piaciuta. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18, con una nuova puntata di Chemical Crime. Ciao.